Magasè, un progetto di informazione nato dalla nostra terra con le nostre forze, fatto grande dalla nostra gente. Magasè, internet, TV, free press, tanti canali per essere informati sull'entroterra siciliano. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi, tutto in tempo reale. Magasè, la voce del cuore della Sicilia. www.magasè.it. Dal cluster biomediterraneo col dottor Sanseri, oggi il GAL presente, ma sarà presente tutta la settimana per raccontare questo territorio molto vasto e molto diversificato che è il territorio dei Sicani. Quanto c'è da dire e soprattutto cosa c'è da dire su questo territorio? Ma c'è da dire molto, anche se voi con le vostre immagini state dicendo tutto. È un territorio bello, grande, esteso, 32 comuni, e quindi come dire una mezza provincia di Agrigento più alcuni comuni della provincia di Palermo, territorio vasto e incontaminato per molti aspetti, e vario, bellezze che riguardano il mare, bellezze che riguardano l'entroterra, la montagna, i parchi, il parco dei Monti Sicani, le riserve, un insieme di territorio che può essere, se opportunamente valorizzato, se opportunamente ci si lavora, può essere volano di sviluppo di tutta la nostra comunità. E la presenza tutta la settimana del GAL, che è appunto questo organismo che è fatto di comuni, che è fatto di associazioni, che è fatto di partner di imprese private, locali, e la presenza in questa settimana e vuole essere proprio mettersi in mostra, dire a tutto il mondo, per quelli che avranno il piacere di vedere le nostre immagini e la nostra presenza, di dire che noi ci siamo, che vogliamo esserci e che meritiamo l'attenzione di tutti. Credo che il nostro territorio può essere appunto sviluppo per noi stessi, se solo come stiamo facendo tutti assieme capiamo e cerchiamo di capire che lo sviluppo e il miglioramento delle nostre condizioni sociali ed economiche passa da noi stessi. Certo, la regione, l'Europa dovrà aiutarci, certo però che noi dovremmo avere progetti credibili, progetti agganciati alla realtà, progetti che siano veramente spendibili e quindi su questi costruire tutto il nostro futuro.